Ciao a tutti, mi chiamo Cornelia e ho 17 anni. Ditemi un po', voi seguite uno stile di vita sano? Controllare ciò che si mangia? Fare esercizio fisico e pensare positivo dovrebbero essere i presupposti per vivere meglio. Ma è davvero così? E se vi dicessi che invece potreste sentirvi peggio? Non mi credete? Allora iscrivetevi al canale e ascoltate la mia incredibile storia. Sono sempre stata cicciottella, ma non mi ha mai dato fastidio. Amavo il cibo buono e mi piaceva passare tanto tempo a letto. Usare la bici per percorrere dei brevi tragitti era l'attività più simile allo sport che avessi mai fatto. Ma ero felice. Non mi interessava essere magra e in molti mi trovavano attraente. Eccetto il mio ragazzo, Dave. Anche lui era abbastanza cicciottello, ma diversamente da me odiava il nostro fisico. Ho provato a offrirgli il mio supporto e a dirgli che lui mi piaceva proprio così com'era. Ma Dave continuava a pensare di essere grasso. Un giorno ho organizzato un picnic con i miei compagni di classe e ho portato il mio ragazzo con me. Appena siamo arrivati, ci siamo seduti a tavola e abbiamo iniziato a scherzare. Adoro quelle uscite, mangiare del cibo delizioso, giocare a frisbee con i miei amici e sdraiarsi al sole. Stava andando tutto per il meglio, ci stavamo divertendo e rilassando. Quando all'improvviso abbiamo sentito uno scricchiolio seguito da un tonfo. Ci siamo girati e abbiamo visto Dave. Era sdraiato sull'erba, sembrava confuso e accanto a lui c'era una sedia rotta. A quanto pare una gamba della sedia si era spezzata perché Dave era troppo pesante. È stata una scena divertente e tutti i nostri amici hanno riso. Non hanno riso del mio ragazzo, ma della situazione in generale. Gli sono corsa incontro e l'ho aiutato ad alzarsi. Ad ogni modo, una volta in piedi, si è afferrato la gamba e ha iniziato a gemere dal dolore. Non riuscivamo a capire che cosa avesse. Probabilmente si era ferito durante la caduta, quindi abbiamo riunito le nostre cose e lo abbiamo portato in ospedale. Lo hanno portato in un reparto, lo hanno fatto sdraiare sul letto e un dottore lo ha visitato. Quando ha incontrato il dottore nel corridoio, mi ha detto che Dave stava bene. Si trattava solo di una slogatura. Gli aveva prescritto degli antidolorifici e qualche giorno di riposo. Sono andata dal mio ragazzo e gli ho chiesto come si sentiva, ma Dave era triste e silenzioso. Ho provato a rallegrarlo in tutti i modi, ma sembrava perso nei suoi pensieri. Una volta tornati dall'ospedale, ha trascorso diversi giorni a casa. Quando l'ho visto di nuovo, ha detto che aveva deciso di cambiare vita. Dave non riusciva più a vivere così. Ha iniziato a mangiare di meno, a fare sport ed è diventato un fan delle buone abitudini. Ovviamente io lo supportavo, non perché pensavo che fosse grasso, ma perché era il mio ragazzo ed ero felice che avesse un nuovo interesse. Lo stile di vita sano è diventato un'ossessione per Dave. Forse state pensando che è un'ottima cosa, ma a un certo punto ha reso la mia vita davvero infelice. Dave si rifiutava di andare alle feste perché lì avrebbe dovuto mangiare e bere. Quando gli suggerivo di uscire a fare una passeggiata, lui era sempre troppo impegnato tra palestra e lezioni di yoga. Alla fine non riuscivo più a sopportarlo e ho deciso che era arrivato il momento di parlarne seriamente. Volevo dire a Dave tutto quello che mi faceva arrabbiare. Ad ogni modo, quando l'ho visto, lui era a settimo cielo. Mi ha detto che aveva perso 3 kg e che si sentiva come nuovo. Cornelia, dovresti perdere peso. Dopotutto, anche tu sei sovrappeso, ha detto con gioia. Gli ho risposto che non ci avevo mai pensato. E poi Dave ha provato a convincermi. Ha detto che è fantastico quando una coppia condivide un hobby. Forse aveva ragione. Avremmo potuto fare shopping insieme e iscriverci in palestra e a seminari dedicati a chi vuole perdere peso. L'idea mi piaceva e ho accettato. Ho iniziato a mangiare di meno, a fare sport e a seguire una rigida routine giornaliera. Ho smesso di andare alle feste, ma d'altra parte ho ricominciato a trascorrere molto tempo con il mio ragazzo. Mi ha spiegato i diversi modi per perdere peso e i risultati che avrei ottenuto in un anno. A essere onesti, mi ha motivata. Ho deciso di perdere peso a qualunque costo. Ho iniziato ad ascoltare Dave. Ma per me era più difficile ogni giorno che passava. Mi ha iscritta a delle lezioni di acqua gym che odiavo e mi ha consigliato di mangiare solo frutta e verdura, anche se io non potevo vivere senza hamburger. Abbiamo perso i contatti con diversi dei nostri amici, perché Dave parlava solamente del suo stile di vita sano ed era diventato molto noioso. Non c'è da stupirsi se a un certo punto mi sono stancata di tutto ciò. Non riuscivo più a sopportarlo e l'ho detto a Dave. Non mi importava, non volevo soffrire la fame e fare esercizio tutto il tempo. Volevo ricominciare a mangiare tutto ciò che volevo e sdraiarmi sul letto con il tablet in mano. Ho deciso che non avrei più cambiato la mia vita, perché mi piacevo ed ero felice. Ho detto a Dave che non credevo in lui e tantomeno alle sue diete. Non stavamo neanche dimagrendo. Dovevamo accettare noi stessi.
Mentre mi ascoltava si arrabbiava sempre di più. Quando ho finito ha detto che lo avevo tradito e che non avevamo più niente in comune. «Bene, allora dovremmo lasciarci», ho detto arrabbiata. «Abbiamo chiuso, sei diventato insopportabile!» Ecco com'è finita la nostra relazione. Onestamente, quando sono tornata alla mia vita mi sono sentita sollevata. Ho ricominciato a godermi il cibo, a dormire quanto volevo e a fare tutto ciò che desideravo, a differenza di prima. È finita la scuola e sono iniziate le vacanze estive. Mi sono divertita tantissimo. Quasi tutti i giorni io e i miei amici avevamo in programma un picnic o una festa. In poche parole, mi stavo godendo la vita. Me la sono goduta tanto che alla fine dell'anno avevo preso qualche chilo in più. Ma non importava, ero felice. Durante l'estate non ho avuto notizie del mio ex e non sapevo che fine avesse fatto. Quando le vacanze estive sono finite, sono tornata a scuola. Come al solito, ero in ritardo. Quando all'improvviso ho notato una folla nel corridoio. Incuriosita, mi sono avvicinata per dare un'occhiata e per capire qual era il motivo di tutta quella gente. I miei compagni di classe stavano ammirando un ragazzo slanciato, che era in piedi al centro del gruppo. Mi sono chiesta chi fosse quel bel ragazzo che si era trasferito nella nostra scuola. Ma poi l'ho riconosciuto. Era Dave. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Durante l'estate era cambiato completamente. Ce l'aveva fatta. Per il resto della giornata le ragazze della scuola non hanno fatto altro che parlare di quanto era diventato attraente il mio ex ragazzo. A casa mi sono guardata allo specchio e ho capito che avevo fatto un grosso errore. Dave aveva ragione. Se lo avessi ascoltato sarei stata completamente diversa. Invece l'avevo lasciato e ora tutte le ragazze della scuola volevano essere sue amiche. Inoltre, quando sono andata sul suo profilo Instagram, ho notato che Dave aveva un grande seguito. I suoi follower avevano seguito i suoi progressi e lo ammiravano. Quasi tutti i giorni, il mio ex condivideva alcune pillole motivazionali per coloro che volevano dimagrire. Ho trascorso la notte riflettendo e ho deciso che dovevo riprendermi Dave. Ero pronta a cambiare per lui. Sapevo che avrei dovuto fare uno sforzo per far diventare quel bellissimo ragazzo il mio fidanzato. Così ho ricominciato a soffrire la fame e a fare esercizio. Era così difficile riprendere quelle abitudini. Un giorno, quando sono arrivata a scuola, ho notato una troupe televisiva in corridoio. Stavano intervistando Dave. Era diventato una vera celebrità. Intorno a lui si era radunata una folla di studenti. Mi sono avvicinata per ascoltare cosa stava dicendo. Il mio ex stava spiegando come era riuscito a rimettersi in sesto e a ottenere quel corpo scolpito. Quando gli è stato chiesto come aveva reagito la sua ragazza alla sua trasformazione, Dave ha sorriso e ha detto che era single. Ero felicissima. Quindi non aveva ancora una ragazza. Avevo una possibilità. Sotto Natale la nostra scuola ha organizzato una festa. Ho deciso che quello era il mio momento per conquistare il mio ex. Mi ero spaccata la schiena in palestra come mai prima d'ora. Avevo quasi smesso di mangiare e mi sentivo talmente debole che quasi non riuscivo a stare in piedi. Mi sentivo malissimo, ma ho sopportato il malessere per Dave. Per il ballo ho perso 5 kg e ho comprato un bellissimo vestito che mi risaltava il punto vita. Speravo di fare colpo su Dave e di dimostrargli quanto mi sentivo in colpa per aver dubitato di lui. Alla fine è arrivato il giorno del ballo. Mi sono presentata con indosso il mio vestito e ho visto Dave. Era molto elegante e raffinato. Sapevo che era arrivato il mio momento. Così, quando è partita la musica, gli ho chiesto di ballare un lento con me. Dave ha fatto un sorrisetto arrogante e m'ha accettato. Abbiamo iniziato a ballare e stavo per dirgli quanto mi dispiaceva di essermi comportata in quel modo. Ma poi qualcosa è andato storto. Dave è impallidito e non sembrava stesse bene. «Dave, cos'hai?» Gli ho chiesto spaventata, ma lui non ha risposto. I suoi occhi si sono rovesciati all'indietro ed è svenuto. Ho urlato di chiamare un'ambulanza. Non sapevo cosa stesse succedendo e non l'ho lasciato finché non sono arrivati i medici. Lo hanno portato in ospedale. Ovviamente sono andata con loro. Lo hanno visitato e lo hanno sistemato nello stesso reparto in cui lo avevano visitato 6 mesi prima. Ho fermato un dottore in corridoio e gli ho chiesto cosa fosse successo al mio ragazzo. Sembrava preoccupato e mi ha detto che negli ultimi mesi Dave aveva assunto dei farmaci molto forti per perdere peso. Questi farmaci lo avevano privato delle sue forze e ora i suoi organi stavano avendo diversi problemi. Avrebbe dovuto seguire una terapia a lungo termine. Non riuscivo a credere che fosse arrivata a tanto. Sono sgattaiolata nel suo reparto per vedere come stava. Dave era sveglio. Gli ho detto che avevo capito perché aveva fatto tutto ciò. Gli ho chiesto di smettere e di non mettere se stesso in pericolo per me. Ad ogni modo, lui ha fatto un sorrisetto e ha detto: «Che problemi hai? L'ho fatto per me stesso, mi piaccio solo in questo modo. E tu non riesci ancora a capirmi!»
Ho provato a dire qualcos'altro, ma Dave mi ha interrotta e mi ha detto di andarmene. Era ancora ferito per via del mio tradimento. Me ne sono andata, ma non ho smesso di pensare a lui. Lo rivoglio indietro. Ma se rimango come sono, lui non mi perdonerà mai. Allo stesso tempo, non voglio assumere dei farmaci per perdere peso. Dopotutto, ho visto le conseguenze. Ora ho bisogno di un vostro consiglio. Lasciate un commento qui sotto. Cosa dovrei fare? Dovrei rischiare la mia vita per un ragazzo?